Parker. Eccoci in QX1, grandiosa all shot per Mattia Torraco, seconda posizione per Amerigo Ventura e dopo il primo giro terza posizione Dylan Zimmerman e dopo il primo giro vediamo un Amerigo Ventura che è riuscito a passare Mattia Torraco, Dylan Zimmerman in terza posizione, Andrea Cesari che è riuscito ad avere la meglio su Nicola Montalbini e Tony Sousa Borja che è riuscito a superare anche lui Nicola Montalbini. Quindi Amerigo Ventura prima posizione, non è Mattia Torraco ma è Nicola Montalbini, c'è stato esatto. Amerigo Ventura, Nicola Montalbini in seconda posizione, terza posizione Dylan Zimmerman, quarta posizione Andrea Cesari con un attacco a Zimmerman. Andrea Cesari sta attaccando Dylan Zimmerman, è comunque una bella ostia da superare Zimmerman. Ci ha confuso perché Mattia Torraco era partito in all shot e abbiamo visto chiudere il salto della casina, abbiamo detto va il Torraco e invece era durante il percorso del primo giro il buon Nicola Montalbini, imperioso come sempre, è riuscito nonostante i malanni fisici che lo affliggono dalla giornata di ieri dove ha subito un capottamento, è riuscito ad agguantare la seconda posizione. Vediamo però il passo gara di Amerigo Ventura essere molto consistente e vediamo il Nicola Nazionale, il toro marchigiano, avere veramente delle difficoltà a superare Amerigo Ventura su questo circuito. Certamente ha almeno un secondo di vantaggio sul giro, infatti ecco il toro Nicola Montalbini che è riuscito nella parte nascosta del circuito a superare Amerigo e si sta involando e adesso cercherà nei primi giri di dare tutto il gap che può, perché signori il pilota più pericoloso è Andrea Cesari che è riuscito a superare Dylan Zimmerman e Cesari si sta buttando all'inseguimento di Montalbini. Cesari sa benissimo che se fa scappare Nicola non lo ripiglia più e sa altrettanto bene di avere un passo gara sicuramente più concreto verso le fasi finali della gara rispetto a Montalbini che ha veramente una sofferenza fisica per la spalla molto, molto importante. Si può con gli antidolorifici 10 minuti un quarto d'ora li si può tirare, ma sui 20-25 minuti i muscoli comunque sono seriamente compromessi e quindi Andrea Cesari ha l'esigenza di raggiungere Montalbini, mettersi a 1-2 secondi, 3 secondi da lui e attendere il corso della gara per vedere se riuscirà ad attaccarlo nelle fasi finali. Signori, raggiungere Montalbini non è esattamente una cosa facile, proprio, ma non ci va neanche vicino. Ed ecco il gruppo degli italiani, Nicola Montalbini, Amerigo Ventura e Andrea Cesari, che sembrano riuscire ad allungare qualcosina anche nei confronti di Dylan Zimmerman, dominatore assoluto del campionato internazionale 2012. Vediamo Andrea Cesari effettuare un forcing molto forte su Amerigo Ventura per cercare di mantenere il gap rispetto a Nicola Montalbini. Molto concreto Andrea Cesari, ecco vediamo Nicola che arriva e vediamo Andrea Cesari che è riuscito a effettuare il sorpasso e adesso un Andrea Cesari all'inseguimento di Nicola Montalbini, sempre molto concreto, un grande Amerigo Ventura che signori sta dando il tutto per tutto e sta tenendo il passo di Nicola e di Andrea in questi primi giri e comunque sta solidamente mantenendo la sua posizione nei confronti di Dylan Zimmerman ed è un'affermazione per la squadra italiana veramente difficile da fare e alla quale credere nelle prima della gara di Odo. Signori, abbiamo un Dylan Zimmerman, campione internazionale americano, che al momento sta cercando di attaccare la terza posizione di Amerigo Ventura, che la difende, ma Amerigo non è per nulla intimorito. Vediamo che i tempi di Nicola Montalbini fino all'anno scorso veramente era un gradino più su degli altri pilota. Quest'anno Nicola è migliorato tantissimo, ma ancora di più sono migliorati i piloti giovani della nostra squadra e per quanto Nicola sia ancora il pilota di riferimento, il più veloce d'Italia, i piloti giovani come Andrea Cesari soprattutto e come lo stesso Amerigo Ventura stanno dimostrando di riuscire, non dico di essere più veloci,
ma sicuramente da avvicinarsi alla prestazione del toro italiano, grande Nicola Montalbini. Lo vediamo in prima posizione e vediamo un Andrea Cesari mantenere il distacco. Andiamo a seguire, li abbiamo persi, il nostro Mattia Torraco e il nostro Ettore Ventura. Ettore Ventura è il pilota più giovane schierato in questa categoria. Ricordiamo che Ettore Ventura addirittura potrebbe correre nella QX3 e invece si schiera nella QX1, figlio d'arte, sempre della famiglia Ventura. E adesso dovrebbe arrivare grande Nicola, speriamo che la sua spalla non lo molli. E Andrea Cesari che sta diminuendo il suo gap, perlomeno non lo sta aumentando. Curiosa lotta tra Merigo Ventura e Dillon Zimmerman. E Tony Sousa Borgia che sta attaccando, è arrivato, sta anche lui attaccando Dillon Zimmerman. Grande chiusura del salto della casina da parte di Nicola Montalbini, tecnica completamente diversa da parte di Andrea Cesari, e il distacco bene o male abbastanza invariato. Ricordiamo che per chiudere il salto della casina i piloti devono rallentare un po' sul salto precedente e effettuare una traiettoria diversa nella curvone di uscita al salto, e quindi anche se sul salto della casina vera e propria sembra vi sia questo guadagno incredibile, ciò che i piloti perdono nelle fasi prima del salto, nei 100 metri prima del salto, praticamente comparano perfettamente la chiusura del salto della casina, 1-2 decimi, non... che comunque a un certo livello restano comunque importanti, ma il rischio del salto della casina è veramente enorme, non c'è possibilità di errore. E per esempio Andrea Cesari non vuole prendersi questi rischi per 20 minuti della gara. Vediamo Franco Frattona i bordi della pista per controllare il funzionamento delle sospensioni dei piloti. È molto importante vedere quanto le ruote copino il terreno per effettuare ulteriori regolazioni. Vediamo in arrivare Nicola Montalbini, vediamo Andrea Cesari in pieno controllo della distanza, e Nicola Montalbini ha avuto un problema. Nicola Montalbini ha avuto un problema, non è passato, ma non sembrava esserci, probabilmente un problema meccanico. Andiamo a vedere. Bravo Cerra. Cerra, secondo posto da QX2. Vediamo, andiamo a spostarsi a vedere Nicola cosa possa essere successo. Niente, Nicola gli si è spenta la moto e si è accostato. Ci dispiace per Nicola, grande comunque prestazione di Nicola Montalbini. E vediamo una spettacolare gara di Amerigo Ventura che sta difendendo questa sua seconda posizione nei confronti di Dillon Zimmerman, e si difende come un leone, veramente come un leone. Dillon Zimmerman è il punto più a vantaggio di Dillon, è sicuramente il salto della casina dove Dillon riesce a chiuderlo e Amerigo non se la sente. Un Tony Sousa Borgia veramente in grande rimonta concreta che sta seguendo i due a distanza di sicurezza, perché sia Amerigo Ventura che Dillon Zimmerman stanno effettuando una gara veramente col coltello tra i denti. E adesso vediamo un altro salto dove sembra Amerigo non temere assolutamente il Dillon Zimmerman. Vediamo chi riuscirà ad uscire, c'è una curva molto pericolosa per la capacità di appoggio di Zimmerman, ma vediamo che in questa parte del circuito Amerigo Ventura riesce addirittura ad allungare, e Tony Sousa Borgia è a chiudere il gruppo in secondo, terza e quarta posizione. Grandissima gara della QX1, signori, grandissima gara della QX1. 25 minuti sono tanti, perché 20 minuti più due giri, qua praticamente siamo sul 25 minuti. Vediamo che anche Dillon Zimmerman non può chiudere il salto della casina. Preoccupante attacco di Dillon che riesce a infilarsi, Amerigo tenta di rispondere e deve riuscire a infilarsi in questo momento, e Tony sta cercando di infilarsi anche lui.
Tony non vuole far scappare Zimmermann e adesso è lotta tra i denti. Tony Susaborci è riuscito a infilarsi tra Amerigo e Dillon Zimmermann, e comunque Amerigo deve tenere duro, perché non vuole assolutamente dire l'aver perso la posizione e non riuscire a tenere Zimmermann per i giri futuri, e adesso deve fare appello a tutta la sua grande volontà per riuscire a mantenere un gap limitato e a giocarsi le sue chance di podio per tutta la gara. Ricapitoliamo: ritiro di Nicola Montalbini, ci sembra al terzo giro sul traguardo, un problema elettrico si pensa, acquisizione della prima posizione da parte di Andrea Cesari, che è in completo dominio e sta allungando perentoriamente, seconda posizione per Dillon Zimmermann, terza posizione per Tony Susaborci del team Quadra e quarta posizione per Amerigo Ventura del team Quadra. Veramente ottimissima gara di Amerigo Ventura, che riesce a mantenere la visuale di Dillon Zimmermann e di Tony Susaborci. E signori, Tony Susaborci sembra averne di più, nonostante anche Tony, come Andrea, non chiude il salto della casina, ma sembra nel corso del circuito averne di più, e ci sembra che Tobias Lenz abbia effettuato l'attacco a Amerigo Ventura, che si stiano giocando la quarta e quinta posizione. Vediamo Andrea Cesari involarsi verso la vittoria di gara 1 con grande tranquillità, e vediamo un Tony Susaborci che sta mantenendo la terza posizione. Certo, per la classifica di Tony Susaborci con un Nicola Montalbini fuori dai giochi sicuramente non converrebbe rischiare e accontentarsi della terza posizione, ma questi sono grandi campioni e se sentono di avere nel polso le capacità di conquistare una posizione in più è difficile fermarli. E vediamo comunque Cesari continua ad allungare perentoriamente, e vediamo Zimmermann e Tony Susaborci. In questo punto Tony Susaborci dovrebbe essere superiore a Zimmermann, e in effetti lo vediamo accorciare tantissimo e rischiare un contatto. Signori, possiamo dire sicuramente che Dillon Zimmermann stia frenando, stia facendo da tappo a Tony Susaborci, che ne abbia di più Tony Susaborci, pilota del team in quadra. Ecco che è rientrato Nicola Montalbini, sicuramente un piccolo gap elettrico. Nicola vorrà testare la sua resa fisica, la sua tenuta fisica, e soprattutto vorrà accaparrarsi punti importanti per la visione finale del campionato in questa gara 1. I piloti devono vedere la bandiera a scacchi per acquisire punti, e quindi diventava importante vedere la bandiera a scacchi. Vediamo un Mattia Torraco che si sta ben comportando, e un Nicola Montalbini che come sempre chiude il salto della casina. E adesso vediamo passare Andrea Cesari a curvone, spero che lo vediate. Grande Andrea Cesari, dominio, pulizia di guida, quant'altro resto. E vediamo un Tony Susaborci che ha preso un po' di metri rispetto a Dillon Zimmermann, e vediamo un veramente aggressivo, pensiamo sia il compagno di squadra di Dillon Zimmermann con Canama, incalzare forte su Tony Susaborci, quindi inallerare tempi veloci e giri veloci. Vediamo un Andrea Cesari dominatore assoluto di questa gara 1. No, ma signori, c'è un Dillon Zimmermann che è in quinta posizione, quindi in terza posizione dovrebbe esserci Tobias Lenz,
Probabilmente li stiamo scambiando dall'inizio della gara, scusateci, ma purtroppo c'è veramente tanta polvere sul circuito. Quindi ricapitoliamo: Andrea Cesari, prima posizione, Tobias Lenz, andiamo da questo punto a verificare, seconda posizione, terza posizione per il grande Tony Sousa Giobborgia. Andiamo a vedere effettivamente dal monitor e vi confermiamo: prima posizione Cesari, seconda Lenz, terza Tony Sousa Giobborgia e quarta posizione per Zimmermann, con una quinta posizione per Ventura. Amerigo ovviamente, e poi anche il giovane fratello Ettore, che sta svolgendo una grandissima gara e si sta giocando l'ottava posizione con Mattia Torracco, che attualmente è in nona posizione. Abbiamo perso il nostro posto, lo recuperiamo. Eccoci qua. Signori, mancano altri. Grande gara Tobias Lenz comunque. Andrea Cesari si invola in solitaria, sembra andare a spasso, ma i suoi tempi sul tiro sono sempre veloci. Perfetta pulizia per Andrea Cesari. Vediamo un Tobias Lenz 142, seconda posizione Tony Sousa Giobborgia, che sembra aver recuperato qualche metro, ma è proprio all'uscita del tornantino Tony ha qualche perdita. E vediamo un Dillon Zimmermann che sinceramente con fuori dai giochi di Nicola Montaldini probabilmente ha deciso di accontentarsi della, ci sembra, quarta posizione. Abbiamo, non abbiamo grande scrittura allo scatto della casina da parte di Dillon Zimmermann. Oh, eccolo qua, non ci sembra di averlo visto passare, vanno preoccupati. Amerigo Ventura in quinta posizione e sinceramente veramente vicino, sta mantenendo il distacco con Dillon Zimmermann, veramente valido. Ed ecco un Ettore Ventura, fratellino dell'Amerigo, che ha una guida incredibilmente superante e creativa, e un Nicola Montaldini che sta cercando di portare a termine gara 1 senza ovviamente sforzarsi troppo, ma acquisendo punti importanti e quindi in decima posizione. Dopo questa gara 1 della Cuixuno ci sarà pausa al pranzo. Ed eccoli, mamma mia, vanno veramente forte. Ecco Andrea Cesari, dominatore. E in arrivo seguiremo Tobias Lenz e Tony Sousa Giobborgia, un piccolo step per noi.